Non sta il giudice Di Lorenzo? Aula 3. Ma non si può entrare. Perché? Processo a porte chiuse. Eh? Signora ponente Loreta, volete ritirare la denuncia contro il signor Perfiliangelo? No, signor pretore. Ma perché no? È perché sono stata danneggiata. In che senso siete stata danneggiata? Signor pretore, la gallina era una bella gallina allegra, pavovana, ma da quando ha incontrato sto brutto coso qua, che aveva da dire, si è intristita, ha cambiato completamente d'umore, non mangia più, becca l'altra gallina, non solo, ma mi sdegno l'ugal, lei lo capisce che è un danno. Signor Perfili, cosa avete da dire in vostra difesa? Sir Frodo, io tutto la mattina marcio alle 3. Per via che la morte del povero papà, siccome che era il più giovane, quando c'è stata la divisione della proprietà, a me mi hanno dato il pezzo più lontano. Tu lo conosci, sta sopra a palla più... Ma abbiamo fatto? Ci stava mandato, Sir Frodo, essendo che il fatto è successo proprio sopra questo pezzo di terra. Sto appoggiato a scappare all'albero, un dogo mi ci porta sempre un po' di pane e qualche cosa, ma insomma, sembra roba di verdura o cacio che ha la carne poco ci tire. Siete ammogliato voi? No, Sir Frodo, sono giovanotto. Le femmine che vanno bene per me al paese non ci stanno, che alla terra non la vanno a lavorare, appena che ci hanno 14-15 anni se ne vanno in città a lavorare alla fabbrica. Ci sarebbe qualche vecchia, ma allora è meglio niente. Insomma, se si fosse presentata l'occasione, voi non sareste stato alieno. Non lo so, non te so capito, Sir Fredo. Voglio dire, vi sareste sposato. Ah, io sì, sì, sì. C'era Filomena la Ciacialona che mi piaceva tanto. Ci sono stato 3 anni con l'occhio addosso, ma non mi ha voluto. Sa, queste donne d'oggi si sono un po' avviziate, voleva il coso. Come si chiama quella armadia per rinfrescare la roba? Il freddofigo? Freddofigo? Eccolo. Va bene, lasciamo andare. Ma dico, le vostre esperienze con le donne finiscono qua? Ma parlate pure liberamente. Quando c'è qualche fiera ne arriva qualcuna di queste prostitute ambulanti e uno se lo piglierebbe volentieri un po' di spago, ma sarà che io so furastiche, sarà che un po' mi vergogno. Insomma, non lo so com'è, si mettono a ridere e non si conclude niente. Ma questo non vi giustifica dall'aver avuto rapporti con una gallina. Beh, le femmine mi piacciono di più, come si dice, Sir Preto, il meglio piace a tutti, ma non stanno queste femmine. Andiamo avanti col fatto. Sì, torniamo indietro allora. Mi ero già fatto 4-5 ore di vanga e il sole mi cominciava a goccia forte, che quest'anno pare che si era scatenato l'inferno. Mi sono buttato sotto una pianta per fare un po' di colazione. Manco che mi ero cominciato a mangiarmi quel poco di pane e cacio, quando che ecco di che ti arriva sta gallina. Mi si ferma proprio davanti, mi guarda e mi fa... Oh, 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 oh. E io niente. Visto che non gli davo molta confidenza, si è allontanata. Mi sono finita la stozza e stavo pensando di andare a fare una bella bevuta d'acqua fresca alla sorgente, che dico la verità, stava anche un po' lontana. Mentre che mi trovavo in questa indecisione, eccoti che ti ripassa sta gallina. Mi si riferma proprio davanti. Mi guarda dritto nell'occhio e mi fa... Oh, 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 oh. E io niente, Sir Fredo. Anzi, sono rinunciato anche a bere, tanto dico, beverò stasera a casa. Mi sono allungato sotto a 2 foglie d'ombra, mi sono tirato il cappello sulla fronte, così dico, mi faccio mezz'ora di pennica e poi ripierò a lavorare. Giusto mi stava calando un po' di sonno, quando che rieccoti che ritorna sta gallina. Mi gira un buon torno e stavolta mi si ferma proprio vicina. Fa finta di beccare 2 o 3 mollichelle di pane, mi struscia anche una mano con un'ala e poi mi fa proprio dentro una orecchia. Oh, 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 oh. Sir Fredo, l'uomo non è di legno. Ho capito. Sì, signore. Allora, considerando la particolare situazione del signor Perfili Angelino dovuto al suo forzato celibato, il caldo bestiale dell'estate ultima scorsa. Sì, signore. Le attenuanti della provocazione grave, diciamo così, da parte della gallina. Condanniamo l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte lesa. Quanto può costare una gallina? 2-3 mila lire? No. Ah, 2-3 mila lire? Ma che è, un bollo?
Una gallina paduana buona può costare pure 5.000 lire, sa? Ma vaffanculo! Va bene, 5.000 lire. Sorfredo, io non voglio stare qui adesso a tirare sul prezzo. Ma se devo da pagare 5.000 lire, mi parrebbe anche giusto che la gallina dovesse da rimanere a me. Se siete d'accordo voi? Io sì. Ah, per me? Basta che me la paga. Magari cominciamo? Io ti tiro il collo, sai?